Se le chiedessero 3.000 euro per una bottega in questa zona? Assolutamente no. A quanto si affitta in genere? Circa 800 euro al mese. Nessun commerciante prende in affitto una bottega che costa 3 volte più di quella accanto. Eppure la Farmacap, azienda speciale del Comune di Roma, che gestisce 46 farmacie, lo fa da anni. E tra affitti fuori mercato, costose ristrutturazioni e piani industriali azzardati, ha trasformato un'impresa tradizionalmente redditizia nell'ennesimo carrozzone pubblico, i cui debiti nel 2014 sono stati ripianati dai cittadini romani, 15 milioni di euro. Al salvataggio è seguita la nomina di un commissario straordinario. Ho riformulato un altro piano industriale che passava attraverso una accentuazione della spending review. Non poteva essere messa sul mercato? Poteva essere messa, ma sarebbe stato un bagno di sangue, nel senso quasi una svendita. Farmacap nasce con l'intento di riconvertire i proventi dei farmaci in servizi sociosanitari, servizi che però non hanno mai funzionato e hanno pesato sulle tasche di tutti i romani, come il progetto di 9 asili nido. In 448 si sono comprati una serie di immobili, alcuni discutibili, e soprattutto sono stati arredati e poi all'improvviso non se ne fa niente. L'unica da aver aperto era in perdita. Solo quello. Perdeva 750.000 euro. Poco curata anche la scelta di alcune location. Pensate, per portare un servizio essenziale in quelle periferie dove i privati non investirebbero, alcune farmacie comunali in realtà si trovano a poche centinaia di metri da quelle private. Altre, a dispetto della vocazione, si trovano in pieno centro, a Castel Sant'Angelo, o in ricche zone residenziali come via Cortina d'Ampezzo, dove comunque Farmacap paga prezzi più alti della media. È un quartiere ricco. 60 metri quadri a 4.700 euro. Un prezzo alto. Dopo la spending review e la nomina di un nuovo direttore generale, i conti sono tornati in attivo. 11.000 euro, non moltissimo, però in attivo. Magri risultati che avevano spinto il Campidoglio verso la liquidazione dell'azienda o la trasformazione in SPA. Ma un anno da quella delibera non è accaduto nulla. 11.000 euro è l'attivo di una farmacia in un mese, non sarebbe meglio vendere? Ripeto, questa è una decisione politica.